Le Olimpiadi furono istituite a fine 800 dal barone Pierre de Coubertin. L'idea era quella di coinvolgere tutti i popoli in un evento universale. I giochi, per il barone, hanno la capacità di portare alla luce un significato romantico legato all'antichità. Le Olimpiadi si svolgono ogni 4 anni in un paese sempre diverso. Nel 1896 la prima Olimpiade moderna ad Atene. Questa Olimpiade decreta un successo senza precedenti nella storia dello sport. Torna a vivere lo spirito degli antichi greci. Si gareggia fra nazione e nazione con spirito prettamente agonistico, senza odi e senza rancori. Una delle frasi più famose del barone de Coubertin: quello che importa nei giochi olimpici non è il vincere, ma il partecipare. Dal 1896 le Olimpiadi vengono disputate regolarmente ogni 4 anni, con un continuo crescendo di interesse e di partecipazione. In oltre 50 anni, solo 3 volte esse non ebbero svolgimento, a causa di avvenimenti bellici, come nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, per poi fermarsi nuovamente a causa della Seconda Guerra Mondiale, nel 1940 e nel 1944. Uno dei protagonisti delle Olimpiadi di Berlino nel 1936 fu Jesse Owens, un nero americano che vinse 4 ori nei 100 metri, nei 200 metri, la staffetta nei 400 metri e stabilì un nuovo record olimpico nel salto in lungo. Hitler si rifiutò di congratularsi con l'atleta. Comunque i tedeschi furono primi con 36 medaglie. I 5 anelli intrecciati su fondo bianco costituiscono il simbolo del Comitato Internazionale Olimpico, il CIO, e dei Giochi Olimpici fin dal 5 aprile 1896. A ogni colore corrisponde un continente: blu per l'Oceania, nero per l'Africa, rosso per le Americhe, verde per l'Europa e giallo per l'Asia. Il simbolo è stato ideato in concomitanza dei Giochi Olimpici. Voleva sottolineare lo spirito di fratellanza che doveva caratterizzare la manifestazione. I colori dei 5 anelli insieme al bianco sono anche utilizzati nelle bandiere di tutto il mondo. Durante la cerimonia di apertura sfilano gli atleti dei paesi partecipanti e viene acceso il braciere olimpico. La fiamma brucerà per tutta la durata dei giochi. Essa rappresenta lo sforzo degli atleti verso la perfezione. La fiamma olimpica viene portata nella sede dei giochi da una lunga staffetta di corridori, detti tedofori, che la conducono di città in città.